allunga la striscia utile di risultati consecutivi, una importante vittoria quella di oggi dell'Ocri che si piazza lì al secondo posto insieme al Soriano con 27 punti alle spalle della Cittanovese che ieri è stata fermata. Che momento è del campionato in genere per la parte alta della classifica con questo Locri che continua comunque una striscia utile importante di risultati? Guarda Antonio, non diciamo per essere presuntuosi o distanti da quella poi che è la realtà del campionato, io guardo quello che è il campionato della mia squadra, noi vogliamo raggiungere quella che è la seconda piazza, è un obiettivo dichiarato da me ma anche da tutta la dirigenza all'inizio stagione. Penso che fino a questo punto stiamo facendo bene, poi chiaramente sappiamo che ci sono altre 4-5 squadre insieme a noi che ci daranno filo da torcere, però io guardo quello che è il nostro cammino, noi ci dobbiamo concentrare sulla nostra stagione. Oggi abbiamo maturato una vittoria importante contro un avversario delicato, era sempre un derby, il mister Silvano lo sapeva, per questo aveva preparato la partita in un certo modo, loro i primi 20 minuti molto aggressivi, noi abbiamo tenuto botta e alla fine insomma credo che legittimamente abbiamo anche portato a casa un risultato importante che oltre ad inanellare diciamo da un punto di vista numerico il risultato ci dà anche una fortezza in difesa, visto che da 6 partite che non prendiamo gol ci avviciniamo alla Cittanovese che comunque resta sempre la favorita numero uno, però questo ci aiuta, insomma ci fa ben sperare. Certo, poi ci sono questi nuovi innesti, oggi Femia è sceso in campo, sì. Sì, Femia ha giocato, è stato uno dei migliori in campo, Carrozza è entrato negli ultimi 20 minuti, sono due giocatori validi, ti posso subito dire che il mercato dell'Ocri sia in entrata che in uscita è chiuso, cioè noi non cediamo nessuno e non arriva nessuno, sono arrivati questi due giocatori. Perché chi dovevate cedere? No, se girava qualche voce magari di partenza, questa addirittura no. Di Gervasi si diceva, quindi... leggende alla fine, cosiddette leggende metropolitane, sì. Nel calcio ne abbiamo sentite tante, tu sei più esperto di me, lo sai, sì. Gervasi assolutamente è contento di poter dare il suo contributo, anche oggi è stato importante, assolutamente. Torno a ripetere, il Locri ha fatto la sua campagna acquisti dando a mister Silvano due innesti di categoria, direi anche superiore, in uscita non va via nessuno perché la rosa è confermata e il nostro obiettivo è quello, dobbiamo arrivare secondi, lo dobbiamo per tante cose, innanzitutto al nostro pubblico che oggi ancora una volta numeroso non ci ha fatto mancare quello che è il suo apporto, il suo calore. State dimostrando continuità, effettivamente non per trovare il pelo nell'uovo, ma non so se un po' vi mangiate le mani, tra virgolette, per quei troppi risultati di parità, viste anche queste 3 sconfitte della Cittanovese, ecco pure ieri, poteva essere davvero una classifica diversa per il Locri, e non so se questo vi lascia pensare a qualcosa di più per il girone di ritorno. Sai, c'è sempre l'amaro in bocca, però io sono sempre abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che comunque rimane un ottimo campionato fino a questo momento per noi. Sì. Sapevamo già in altre ripartenze che la Cittanovese aveva qualcosa in più, non ci aspettavamo però che a questo momento del campionato avesse 3 sconfitte e chiaramente forse qualche pareggio di troppo ci ha condizionato, però comunque siamo soddisfatti e siamo veramente felici di poter contare su una squadra così pronta e soprattutto su un mister che riesce ad amalgamare tutti in maniera perfetta. No, sicuramente un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda la chiave, il reparto difensivo, questi soli 6 gol subiti sono un dato importante per la, che credo, per la squadra. Credo, Antonio, faccio questa considerazione con te che sei attento su questi numeri, credo sia forse la migliore difesa di tutti i dilettanti. Sì. Guarda, adesso non ho visto le statistiche degli altri dilettanti, ma sicuramente della Calabria. Tu dici in questa stagione, in questo momento, ecco. Sì. Se gol subiti in 15 partite, davvero sono un dato davvero molto importante che aiuta anche ad affrontare il resto della stagione. Io a Cosimo Silvano ho provato a chiedere, mister, si guarda anche quello che succede in Serie D, no? Perché si punta al secondo posto, ma perché? Per centrare quello che è il miglior piazzamento playoff e affrontare
chiaramente la parte finale di campionato, cercando di assicurarsi appunto la finalissima playoff e magari passare dalla porta secondaria in eccellenza. Eccellenza che Locri merita, è vero che già state facendo tanto e che già è un dato importante, questo è una premessa, no? L'abbiamo sottolineato anche con tuo padre spesso, perché siete partiti non da zero, da sotto zero, quindi già essere lì è tantissimo, però siete lì, state dimostrando di poter andare avanti e si deve necessariamente guardare un po' anche una sbirciatina la data alla Serie D, no? Quello che accade per le calabresi. Assolutamente, bisogna darla, perché poi diciamo è preliminare il fatto dei playoff, se tu non guardi la Serie D non, certo. Insomma, speriamo che le calabresi possano fare bene, perché facendo loro bene ci permettono anche a noi di non vanificare il lavoro fatto. Sì. Un dato importante, c'è il Montalto un attimino in difficoltà, la Nuova Gioiese speriamo si riprenda, il Roccella tutto sommato il momento ora è positivo, vedremo quello che accadrà, anche se comunque centrare la finale playoff è un dato importante anche per un eventuale ripescaggio. Sarebbe importantissimo per una matricola, noi rimaniamo comunque una matricola, nel senso che abbiamo acquisito, come tu sai, il titolo, quindi sì. Insomma credo sia al momento una bella realtà la nostra. Sì. Anche per un eventuale ripescaggio, dicevo, no? Noi li tentiamo tutti. Sì, non le si lascia giusto nulla al caso. Sì. Assolutamente. Tanti immaginano, pensa tu, il Locri in eccellenza, quello che succede a Locri. Se sta succedendo quello che succede oggi con la promozione, pensa con l'eccellenza. Guarda, me lo augurerei più che per noi dirigenti, per la piazza, perché da tanto che insomma vuole e merita palcoscenici importanti. Quindi sarebbe insomma la fine, il coronamento di un ottimo lavoro fatto da parte di tutti. Prossimi avversari, il Polistena, una squadra in bassa classifica, è chiaro che bisogna portare rispetto perché è il rettangolo di gioco a dare l'ultimo verdetto, però chiaramente partite favoriti, e poi si riparte con questo derby con il gioioso Ionica, che in cui ci sono poi tanti ex di turno, tra uno tra tutti Cosimo Silvano. Sì, non ci sono partite facili, io in questo momento e fino a questo punto del campionato non ho visto partite facili, affrontiamo tutte le squadre col massimo rispetto, però noi siamo il Locri, vogliamo, dove andiamo, sia in casa che in trasferta, vincere, dire la nostra, affrontiamo, torno a ripetere, con il rispetto di tutti, però sappiamo la nostra forza e la dobbiamo mettere in campo. Domenica i ragazzi affronteranno la partita sempre col piglio giusto, sempre avendo rispetto per l'avversario, ma consapevoli di quella che è la propria forza.